ragazzi e ragazze, eccoci qua per un'altra ricetta. Oggi andiamo a fare pollo e patate. Ovviamente faremo due cotture, però vi farò vedere che alla fine avremo tutto caldo e possiamo andare a mangiare tranquillamente. La prima cosa che dobbiamo andare a fare ovviamente è il nostro pollo. Allora, gli ingredienti, ovviamente non è il pollo intero, ma pollo a pezzi ho preso. Per 3-4 persone ci servono 600 circa grammi di patate. Fatele subito pellate, tagliate, messe a bagno. Io già messa a bagno e sono a bagno veramente dalla sera prima. Così stamattina ero libera per fare altri video. Però voi basta che li mettete a bagno adesso, è sufficiente la mezz'oretta che noi andiamo a fare il nostro pollo. Già tagliate alla loro forma, le sciacquate e poi le mettete a bagno coperte con l'acqua. Poi abbiamo bisogno di 450 g di alette di pollo e 400 g di fusi di pollo. Io non uso l'ariosto misto che c'è anche il sale eccetera, ma io vado a mettergli nella nostra carne la maggiorana, il timo, il rosmarino e l'aglio in polvere. Questo quanto basta, va un pochino a gusti. Il sale quanto basta e l'olio spray ci servirà poi per le patate. Ovviamente nel pollo l'olio non va messo perché abbiamo la carne che è umida, quindi le spezie si attaccano comunque bene alla nostra carne. Non abbiamo bisogno di andare ad aggiungere olio, anzi più è sgrassato più è buono e sano per la nostra alimentazione, che infatti fatto in friggitrice è meglio, così va a colare tutto il grasso in eccesso. Allora, io l'ho già messo qua, andiamo a mettere tutte le nostre spezie sopra. Partiamo dall'aglio, l'aglio direi che è una delle morte sue. Poi anche il rosmarino è una delle morte sue. Vediamo se riusciamo, ho preso quello sbagliato, ma va là. Allora, ho preso il prezzemolo invece del rosmarino, vabbè, sono cose che succedono perché le bottiglie sono tutte uguali. Allora, rosmarino e aglio direi che è il top per pollo e patate. Ecco qua, andiamo a mettere un bel po' perché poi dopo andiamo a mischiare con i cucchiai e dobbiamo andare a fare andare le spezie un po' in tutti i pezzi di carne. Mettiamo un po' di timo, ecco qua, ok, e un po' di maggiorana, ecco qui. Ora proviamo a mischiare con i cucchiai, se no facciamo direttamente con le mani perché non è un problema. Andiamo a mescolare tutta la nostra carne, andiamo a carezzare, a speziare, a girare e la facciamo tutta insaporire con i nostri sapori che abbiamo appena inserito. Vedete, io faccio così, prendo un pezzettino alla volta, faccio girare quelli che ne hanno di più e li vado a mescolare. Se poi è necessario se ne va aggiungere dell'altro, ma io direi che è sufficiente così. Ogni pezzo ha le sue spezie, come potete vedere, ecco qua. Dopo aver fatto questo mi vado a lavare le mani e procediamo dopo alla cottura del nostro pollo. Addio, non si può andare a prendere la friggitrice con le mani tutte sporche. Oggi usiamo l'InSky, per tutte e due le cotture usiamo lei. Ora le andiamo a mettere nel nostro cestello. Rovesciamo tutta la nostra carne nel cestello e poi vediamo di sistemarla bene a modo. Allora, mettiamo bene le nostre coscette, attenzione a non graffiare la base o lateralmente. Come vedete bene, ci sta bene, ci sta tutta la carne in un piano. Avete visto? Quasi 900 g di carne, 850, ci sta tutta. Ecco qua. Allora, io il sale ce lo metto a metà cottura, Ora andiamo a cuocere, facciamo 190 gradi per 15 minuti. Dopo i 15 minuti poi vi dico come andiamo a procedere. Dopo che sono trascorsi i nostri 15 minuti, le andiamo a girare e dobbiamo fare dorare dall'altra parte, quindi con le pinze, col silicone
andate a girare tutti i pezzettini di carne che ormai sono pronti. Dobbiamo solo andare a fare una doratura superiore per chi piace. A noi piacciono belli dorati, quindi l'andrò a fare. Dobbiamo girare dall'altra parte tutti però i pezzi. Come vedete anche sotto comunque un po' di dorazione l'hanno presa, eh? Non è proprio bianco bianco, sono abbastanza colorati anche sotto. Meno, non so se il video rende, meno, ma qualcosina di colorato ce l'hanno anche loro. Ecco qua, ci rimane l'ultima da girare, così vi faccio vedere cosa facciamo adesso. Ora andiamo a aggiungere un po' di sale nei nostri pezzi di carne, così negli ultimi minuti si vanno a insaporire. Ecco qua, mettiamo un altro pochino, in questo modo si va a insaporire bene. Ora andiamo a mettere 10 minuti a 200 gradi. Nel frattempo che manca un po' alla fine cottura del nostro pollo, noi cominciamo a preparare le patate, così quando è pronto andiamo a procedere alla cottura delle nostre patate. Allora, dopo averle lavate, tagliate e lasciate a bagno per questi 15-20 minuti, più o meno, sono sufficienti anche 15, le andate a sgocciolare, a scolare e a sciacquare bene e le mettete sopra uno strofinaccio. Io ho fatto la patata tagliata come quelle del forno, perché ovviamente patate e pollo come se lo stessimo facendo al forno. Ora le andiamo ad asciugare un pochino, a tamponare con il nostro strofinaccio, poi prendete la ciotola dove stavano le patate lavata e asciugata bene. Allora le asciughiamo un pochino così, ora scappano, le facciamo asciugare. Sono già belle abbastanza asciugate, le avevo già sgocciolate un po' prima. Allora le asciugate bene e poi le andate a mettere nella ciotola, in una ciotola asciutta. Devo prendere l'olio a spray che mi sono dimenticata. Nelle patate il sale lo mettiamo quando sono cotte, quindi ora non andiamo a mettere niente sale. È come se stessimo facendo le patate al forno. Quindi io ci vado ad aggiungere il rosmarino, perché come pollo e patate io le faccio come se fossimo, come se le stessimo facendo al forno. Però andiamo comunque a ridurre molto i tempi e anche il, come si dice, il sapore, la carne succosa e le patate molto meglio che il risultato del forno. Poi metto anche l'aglio in polvere e vado a mettere l'olio a spray. Queste sono circa 600 grammi, eh? Quindi un 10 puff ci vogliono. Prendiamo due cucchiai e le andiamo a mescolare, così tutti i sapori e l'olio si va a far riungere tutte le nostre patate. Così quando è pronto il pollo siamo già avvantaggiati per poter andare a cuocere nostre patatine. Ecco qua, vedete? Ora aspettiamo solo che venga pronto il nostro pollo. Ecco qua il nostro pollo che è pronto. Tanto dopo dovremo andarlo a scaldare, quindi nel frattempo non lo metto nel piatto da portata, ma lo vado a mettere in un piattino comune, perché comunque dobbiamo andare dopo a riscaldarlo insieme alle patate che vi faccio vedere alla fine. Quindi lo mettiamo in un piattino comune, andiamo a togliere tutti i pezzi della nostra carne e ovviamente prima di andare a mettere le patate si va a procedere con un lavaggio veloce della nostra friggitrice. Non possiamo metterle qua dentro con tutto questo sporco. Ci andiamo a dare una bella lavata veloce, una lavata, una asciugata e poi torno qua che vi faccio vedere come andiamo a procedere, perché se guardiamo sotto ci abbiamo un bello schifo. Come potete vedere c'è tanto unto là che sta colando.
Allora, ora si va a lavare velocemente bene la nostra friggitrice. Eccomi qua, dopo aver lavato e asciugato la nostra friggitrice, andiamo a inserire le nostre patate che abbiamo prima preparato. Andiamo a inserire le nostre patate, ecco qua, e andiamo a cuocere a 200 gradi per 20 minuti. Cerchiamo di non portarle a cottura, dobbiamo tenere 5 minuti indietro che poi vi faccio vedere. Ogni 5 minuti andiamo ad aprire e a scuotere il cestello che poi vi faccio vedere mano in mano. Sono passati i primi 5 minuti e andiamo a scuotere, vedete? Ora li andiamo a rimettere dentro. Dopo altri 5 minuti siamo arrivati a 10, vedete? Ora andiamo a continuare con la nostra cottura. Eccoci qua, sono passati 13 minuti. Ora andiamo ad aggiungere il nostro pollo che io ho conservato. Andiamo ad aggiungere sopra tutti i pezzettini del pollo, così gli ultimi 5 minuti. Le patate continuano comunque a cuocere anche se sono già belle pronte. Nello stesso tempo andiamo a scaldare il resto della carne, così troviamo sia il contorno che la carne calda e possiamo andare a mangiare direttamente. Lasciamo dentro dai 5 ai 10 minuti, adesso mi regolo io, a 200 gradi. E dopo 8 minuti, ecco qua il pollo e le nostre patate. Ora basta che andate a mettere nel piatto a portata e andate a salare le patate servite. Questo lo faccio io senza farvi perdere tempo a stare qua a guardare il video. Vi lascio scritto gli ingredienti, i tempi di cottura e i tempi di cottura. Vi lascio scritto i miei canali, iscrivetevi per non perdere i prossimi video e canali anche dove mi potete contattare e seguire. Mi raccomando, fatemi sapere se l'avete fatto, in questo modo abbiamo sia il contorno che la nostra carne calda da servire in tavola. È un metodo abbastanza facile e semplice da poter fare. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!